Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Siamo al centro commerciale con mia nipote Benedetta. Siamo venuti a fare due passi, una passeggiata, tanto per cambiare aria perché lei è sotto esame e sta studiando come una pazza. Ebbene, troppo, non ce la troppa faccio più. figurella. Stamattina abbiamo fatto colazione insieme, siamo state insieme, abbiamo parlato. Intanto lei mi prende per mano perché passa la gente e ha paura che qualcuno investa la zia. E stamattina abbiamo fatto colazione, ieri sera siamo state insieme. Che abbiamo mangiato? Ah no, ieri sera non No, sei ieri sera no, rimasta. abbiamo mangiato caffettino e gelatino. Ah, ieri sera sì, è vero, è scesa dopo cena. E caffettino e gelatino, come va detto. Abbiamo provato bene i gelati dell'Eurospin, che sono 3 giorni Sì. che parlo dei gelati, dei gelati Eurospin, Croccante non ce alla la fanno più. amarena, buonissimo, approvato. Croccante all'amarena, buonissimo, approvato. E io ho provato la barretta, quella con panna e mousse, spettacolare. Poi ho preso i cremini, vabbè, i cremini c'è bisogno Classico. dell'assaggio perché è un classicone. Adesso ci andiamo a prendere un caffè o un crodino per l'aperitivo. Boh, un caffettino, Caffettino. crodino se tu vuoi prendi. No, no, prendo caffè. Ok. Dai, caffè, caffè, caffè. Siamo entrate dentro H&M a cercare cose tipo per la tua laurea. No, Sì, vediamo, vabbè. un'occhiata. Oppure Per cose normali. capire soprattutto se c'è magari qualche modello che a lei possa piacere per andarlo poi magari a comprare anche da un'altra parte. Io volevo vedere, lo sai bene cosa? Ci sono cose innanzitutto molto carine, ovviamente le cose per l'estate non ci sono più, ragazzi. Io volevo vedere qualche sopra, qualche, non dico t-shirt, ma cose di mezza stagione con le maniche leggere. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Bene, fammi un po' vedere. Allora, questo è un... Dici, dici. Un Un giacchettino, però è modello Chanel, giacchettino. Esatto, color perché i bottoni panna, con i sono bottoni oro. E poi c'è la la creta gonna abbinata, corta, molto carina. sopra stretta e sotto finisce un po'. Sì, molto, molto carina, molto elegante. Non per me, però molto carina. Stupendo, mamma mia. Questo è un giacchetto, un trench scamosciato, molto bello. Color cammello, bellissimo, elegantissimo. Questo mi piace tanto. 49 euro. Questo è XL, veramente stupendo, molto elegante. Mamma mia, questa maxi camicia tutta leopardata è proprio da me. No, vabbè, ma visto che è questa con uno stivaletto sotto, 27,99 euro, neanche costa tanto. È Con una stupenda. cintina in vita. Sì, anche con una cintina in vita, molto bella, tutta leopardata, con un bello stivaletto sotto, magari basso, stupendo. Bene, adesso se tu c'hai il coraggio fai vedere la camicia che ti piace. C'hai il coraggio. Guarda il bel colletto. Dio mio. Corta, colletto Vabbè, molto bello. bon ton, Anni. stile, vabbè, stile suo. Anni che, anni, la fai Anni. tu l'Accademia de Moda? Anni? Sì. Non lo so. Però fatto sa che è E bello poi, comunque. aspetta, devo far vedere una cosa. Ma che c'è, tipo, che cos'è? Tipo cuore dell'oceano mini? Rosse. Le Sì, principesse da trovate nei bimbe, da bimbe, sì. scatoloni delle bambole. Fammi provare questo. Come sta? Bene. Vediamo se mi si chiude la prova del 9. Giro. Mamma mia, che schianto. Come sta? No, sì, bene. È carino. Sì. Un po' troppo largo forse, S pure. S? Però se sotto ci metti qualcosa, mi sa, poi con la S non ti sta. Sicuramente sotto a questo non ce l'ho più sotto. Ce l'ho magari una felpetta. Sì. Pure aperto, carino Pensate, però. se non le Neanche tanto, eh. è carino, io quasi quasi non lo prendo. Allora mi vado a vedere come mi sta. Allora, siamo usciti da H&M. Mi sono provata quello smanicato che mi stava bene. C'era anche nero, panna e un altro colore. Ah Grigio no! color C'era ghiaccio, sì, no, tipo. grigio color ghiaccio, è vero. E stiamo entrando da Douglas, che è il nostro punto deboli. È un punto debole, la profumeria è un punto. Secondo punto debole, il primo. Il primo qual è?
Ah, il primo, ah, vabbè, ma sì, la profumeria. Tanto, No, Benedetta dice giustamente Sephora. Sephora è il punto debole. Eh beh, sì, di anche qualsiasi dove... donna, penso. Vabbè. Uomini, in generale, pure. Sì, certo, però la profumeria in generale è il nostro punto debole. Adesso entriamo e vediamo di fare danni. Allora, siamo entrati da Douglas. Una delusione, ragazzi, non ci avevano niente perché sta. Allora, devo comprare. Facciamo un discorso di senso compiuto. Esatto. Allora, dovevo comprare il mascara, questo, il vamp di pupa blu elettrico, che ho finito, non ce l'avevano, non erano rimasti proprio mascara della vamp. Poi ci siamo dirottate su Mulac. Su, no, poi avevo chiesto un'altra cosa. Ah no, su Mulac. La Mulac, ho visto un ombretto stupendo. Che era sul, allora c'era sia sul bronzo rosa e sul bianco, diciamo, multicolor. Però brillantino opalescente. Multicolor, stupendo, bellissimo, però la stesura, ragazzi, non andava bene, perché comunque rimane tutto molto, molto polveroso. E infatti, insomma, abbiamo evitato di... A parte che mi sa che manco c'era. E poi, comunque, non l'avrei preso perché la stesura era troppo polverosa. C'era l'unico colore che non ci piaceva. Ah, c'era verde? Ok, che non ci piaceva. Poi abbiamo visto un altro ombretto che era tutto opalescente. Base proprio bianca e brillantini, quelli belli grossi, un po' opalescenti sul viola. Sul viola. Era stupendo. Ho detto ok, lo prendo, lo voglio mettere su tutta la palpebra. Voglio essere proprio l'immagine della sobrietà. Non c'era. Ragazzi, oggi una sono uscita in una delusione. Ero di un deluso, ragazzi, non vi dico. Però vabbè. L'avrei preso, poi ve l'avrei fatto vedere. Io penso sempre, no? Ah, dopo lo faccio vedere alla community. Invece, niente. E comunque le cialdine, potevi acquistare anche solo le cialdine, venivano sui 6 euro. Quindi se volete andare a dare un'occhiata da Douglas e magari vedete la palette della Mulac con delle cialdine interessanti che vi piacciono, sappiate che costano circa 6 euro, quindi eventualmente si può fare sulle outfits. Allora, siamo entrate da Mango per vedere sempre qualche cosina, qualche completo, per appunto un'idea per l'outfit di Benedetta. Sì, c'erano delle cose carine, però veramente, ragazzi, niente di che. E poi Benedetta, vieni qua, quando stavamo alle casse da H&M, che io ho visto la pochette, ho visto una pochettina con le ciliegie. Tu che mi hai detto? Che sei malata di beauty. Sono malata di pochette. C'è una malattia, ragazzi. Non l'ho presa, non l'ho comprata perché non so più dove metterla. Però vabbè, ragazzi, no, niente. Io c'ho proprio le fisse. Qui, ragazzi, siamo entrando da Miniso, che è carinissimo. Mi costa veramente tanto carino. No, vabbè, comunque, ma perché mi piacciono queste cose? Mamma mia, Hello Kitty, My Melody, mi ricordano troppo quando ero piccola. Ma guarda questi porta... No, vabbè, aiuto. Mamma mia, sono tutti portachiavi tipo My Melody, Hello Kitty, tutti della Sanrio. Fai vedere che questo... No, questo non mi piace, mi piacciono questi. Guarda, sono stupendi. Non c'è niente a facchi. No, sono stupendi. Guarda questo, che carino. Carino, però non mi piacciono più questi perché mi ricordano tanto quando... Mi sono sempre piaciuti, fin da quando ero piccola, questi personaggi. No, vabbè, guarda qui, tutti super carini, ma non saprei veramente, ragazzi, dove metterli. No, non si possono comprare questi, ma sono carinissimi, ce ne sono tantissimi di meno. No, comunque qua dentro, no, vabbè, io non... Cioè, no, Benedetta, andiamo a casa, ma... Cioè, questa è una tazza per, non so, il succo, l'acqua di My Melody, con sopra tutte palline colorate, un amore. Cioè, veramente, ah, c'è anche così. Zia, sì. Lo sai cosa sono? No. Queste qui? No. Sono tipo delle mini pasticchette, o bianche o nere, sì, che a contatto con l'acqua si ingrandiscono queste e diventano delle maschere.
Ma delle maschere di viso? Maschere a compresse. Delle pasticcine. Ci piacciono. Sono belle. Pure bianche. Quanto costano? 3,99 euro. Sì. Però sono anche 38 pezzi. 38 pezzi. Molto carine. Ho preso nere e ci sono anche bianche. Allora, abbiamo trovato il prodotto dell'anno. Io super excited. Cioè, io tipo super mega eccitata. Abbiamo trovato questa cosa qui per fare i ghiacciolini. Sì, proprio però la vogliamo naturali. Cioè, nel senso ci metti pezzettini di frutta tagliati o acqua o yogurt, non mi ricordo. Poi le metti in vediamo la ricetta. La vogliamo fare? La facciamo stasera insieme dopo cena? Che ci vuole? C'ho le pesche. Facciamo la pesca e ghiacciolino alla pesca. Se no che frutta ci mettiamo? Le fragoline, il kiwi. Se no c'ho lo yogurt al... Però non so se ci va lo yogurt o l'acqua. Vabbè, vediamo una ricetta. Comunque sono molto carini. Gli allocchietti. Li prendi? No, questo è My Melody. Ah, li prendiamo così stasera li facciamo insieme, che tanto stasera sta Benedetta sta a cena a casa. C'è anche una linea make-up di Miniso. Guarda il luci da labbra. Fai vedere? Ci sono anche i luci da labbra alla banana, eccoli qua, alla fragola, gli allocchietti, no vabbè, troppo 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 buoni, carinissimi. Poi allora sono le 20:43, io sono tornata a casa alle 8:30 circa, ho fatto tutti i miei saluti, Pablo, Mirko, bla bla bla. Benedetta è andata su, che stasera si sta cambiando, stasera sta a cena qua, ma il vlog della serata lo vedrete domani. Vi devo far vedere che cosa ho comprato, assolutamente, quindi questo è un vlog in giro per negozi, ma è anche un mini haul. Vi faccio vedere, vabbè, questa è l'acqua, niente. Allora, questi sono per fare i ghiacciolini di My Melody, molto carini, stasera li proveremo a fare con bene, con della frutta. Poi qui ci sono, che abbiamo preso, questi stavano in offerta sempre da Miniso a 1 euro, con la crema di cioccolata, sono dei biscottini tipo lingue di gatto e all'interno c'è questa crema di nocciole, di cioccolato, quello che sia, vi farò sapere come sono. E poi successivamente abbiamo questi tipo Mikado sono, ma con la fragola, al posto del cioccolato c'è la fragola, e anche questi vi farò sapere quanto come sono. Poi basta, e poi c'è questo che mi avete visto provare, aiuto, stupendo questo smanicato. Io lo smanicato, ragazzi, è una vita che non lo compro, e invece ultimamente che vesto sportiva mi sono voluta levare questo piccolo sfizio, alla fine 20 euro, neanche 20 euro, però ho detto no, vabbè, compriamolo, alla fine adesso posso permettermelo perché vesto spesso sportiva e potrebbe tornarmi utile, anzi sicuramente mi sarà utile per questa mezza stagione che sta per arrivare, anche con sotto una bella felpa. L'ho preso così verde, diciamo verde polvere, verde militare, perché nero c'era ma era troppo piccolo, mi sa, sì, c'era o troppo piccolo o troppo grande, la M non c'era, troppo grande, ragazzi, era veramente troppo grande, e troppo piccolo era veramente molto piccolo. E quindi poi c'era anche panna, ma non mi piaceva, e grigio non c'era la misura, un grigio, sì, diciamo era un color grigio ghiaccio, e alla fine ho preso questo, che comunque questo verde mi sta sempre bene perché ho il capello chiaro, riprende il verde degli occhi, quindi alla fine ho detto vabbè, prendiamolo verde. Alla fine lo posso mettere su tutto, un bel pantalone nero, una scarpa da ginnastica bianca, una tuta anche grigia, alla fine ragazzi non è che devo andare a fare le sfilate, quindi è utile, ho detto vabbè, prendiamolo verde militare. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok Lea e Pablo. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.